da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Sono arrivate delle domande riguardanti la mia scrivania, il mio desk che utilizzo per il lavoro nello studio. Come lo studio è stato autocostruito? Perché? Perché non riuscivo a trovare questo tipo di desk che potesse ospitare la quantità di outboard che utilizzo durante le fasi di mix e di mastering. Per cui ho cercato all'inizio delle soluzioni più pratiche, ma trovavo comunque scomodo la disposizione dei rack e anche la disposizione e l'altezza delle casse che non combaciava con ciò che mi occorreva. Ero comunque costretto a dover acquistare degli stand e comunque acquistare altri rack per poter inserire l'outboard. Così ho cercato su internet e la prima cosa che ho trovato è stata questa foto. Quindi mi sono ispirato alla costruzione di questo tipo di rack, ma trovavo scomodo il sistema di utilizzo, ossia i rack posti in questo modo sono troppo distanti dal centro e comunque troppo sbilanciati come peso rispetto alla struttura. Quindi ero costretto comunque a costruirlo sì in questo modo, ma con materiali diversi. Non potevo comunque utilizzare le casse poggiate sopra come vediamo in foto e avevo bisogno di più spazio qui al centro per poter mettere dei monitor più grandi. Ecco una foto più dettagliata di quello che ho preso come ispirazione. Per cui partendo da questo concetto ho pensato di disegnarne uno che avesse i rack più verticali e girati verso l'interno per un accesso più rapido all'outboard. Questa è un'altra foto di quello che è stato visto prima nel progetto. Per cui ho iniziato a disegnare su carta le parti che avrei preferito utilizzare per il mio sistema. Come vedete il rack è meno inclinato. Per chi volesse copiare le misure, eccole qui. Quindi abbiamo una parte centrale, poi ricoperta come avete visto in foto da un vetro tagliato a misura. Questi sono i laterali dei rack con le distanze esatte e le altezze disposte in centimetri, ma sono rapportate ai pollici perché comunque i rack all'interno sono misurati in pollici, quindi un'unità rack è 48,2 cm per altezza di 4,5 cm. Quindi basandomi su questa unità di misura, l'unità rack, ho disegnato questo rack in grado di ospitarne 14 per lato. Qui c'è il numero delle tavole necessarie per la costruzione base, quindi 4 tavole da 80x80x2, che sono queste, una tavola da 80x100x3, che è questa che poi è stata ampliata, come vediamo è diventata di 120, 4 tavole 53x10x2, che sono queste, che servono per coprire lo zoccolo qui sotto, due tavole 53x50x2 che sono le tavole superiori per coprire il rack, che sono queste qui. Per cui ho pensato di acquistare le tavole già tagliate, nel caso specifico l'ho fatto da Leroy Merlin, dovrei avere una foto del taglio. Ecco qui mentre tagliavano appunto le tavole, questi sono i pezzi che mi sono stati consegnati. Come vedete sono in MDF, un materiale molto economico, molto resistente. Queste tavole sono state utilizzate per creare la struttura dove vengono alloggiati i rack, dopodiché sono state, poi vedremo, foderate per creare un aspetto più gradevole e piacevole. Questo sarebbe l'aspetto finale della prima stesura, quindi della struttura interna del rack dove sono state incollate le tavole di MDF. Eccole poste una sopra l'altra. Poi ho scelto un tipo di parquet, in questo caso nero, vedremo, per foderare la struttura interamente. Questo è il momento in cui io e mio papà ci siamo messi a tagliare e a costruire il desk. Per coprire la parte superiore ho incollato tra di loro le tavole di finto parquet che mi servivano proprio per creare una struttura di copertura, come vediamo. Questa è l'incollaggio della struttura poi superiore del tavolo. Le tavole di MDF sono state incollate e assicurate con dei piccoli chiodi che mantenessero stabile la tavola. Ovviamente non conviene inserire i chiodi direttamente, ma è necessario forarli con un trapano per creare un alloggiamento. Oltremodo il chiodo spaccherà l'MDF, quindi non è opportuno, come vi dicevo, piantarli direttamente. Queste sono le tavole quasi finite. Ho acquistato poi dei listelli di legno necessari per una prima stesura della struttura esterna di copertura.
ecco come sono state poi montate, e sulle quali sono stati poi incollati i listelli di parquet nero. Tutta la struttura è completata come vediamo. Questo ha reso ovviamente anche il rack più leggero rispetto alla aspettativa. Ecco i due rack pronti per essere ricoperti. Come vediamo all'interno ho montato le strisce per poter avvitare i rack. Questo era necessario farlo immediatamente e per controllare anche che la struttura fosse esattamente allineata e per poter poi ospitare i rack all'interno. Questo è il momento in cui abbiamo posato sopra la tavola principale per controllarla in altezza. Dopodiché ho iniziato a verniciare a spray la parte interna per renderla più compatta e scura. Anche esteticamente diventa più gradevole. Poi abbiamo provveduto ad incollare il parquet sulla tavola principale. I listelli e i morsetti sono stati necessari per garantire un'aderenza perfetta. Anche i morsetti li ho trovati dalle Leroy Merlin, se non ricordo male. Poi abbiamo iniziato a disegnare, come vediamo, con del nastro di carta la struttura sulla parte di parquet. Il nastro di carta è fondamentale perché nel momento in cui inizieremo a segare il parquet potremmo scheggiarlo e quindi rovinarlo ulteriormente, mentre il nastro di carta mantiene stabile tutta la superficie durante il taglio. Ecco il disegno completo e il taglio fa effettuato poi con il seghetto elettrico. Questa è la tavola terminata, verrà poi ritoccata con carta vetrata per poter essere poi incollata. Queste tutte le parti tagliate e quindi poi incollata sulla struttura. Ecco il momento in cui la colla è stata posizionata e i morsetti tengono saldi la copertura di parquet sul rack. Anche il tavolo ha subito la stessa cosa, quindi una volta incollata la superficie è stato tagliato in maniera adeguata all'inclinazione dei rack. La parte superiore è stata incollata per ultima. Anche gli zoccoli sotto vengono ricoperti, come vediamo, e poi abbiamo scelto un gradevolissimo listello di legno per poter coprire le parti anteriori e rendere più gradevole alla vista una cornice del rack. Questo è il momento in cui anche la parte della scrivania è stata segata in maniera non rettangolare. Ultime fase di incollaggio e posizionamento di due staffe che fossero state necessarie per sorreggere la parte centrale del tavolo. Ecco qui il posizionamento del tavolo, il controllo con la livella perfettamente in bolla dall'altro lato e poi la scelta di alcune parti di metallo anche per coprire i bordi. Questi sono tutti i listelli tagliati e pronti per essere montati nella parte anteriore del rack. Anche questi sono stati prima incollati e successivamente stretti con i morsetti, come vediamo. Una volta terminato è stato tutto quanto ricoperto di nastro carta e abbiamo provato delle strutture in metallo di rinforzo sugli angoli. Poi ne sono state scelte altre più delicate rispetto a queste. Diciamo, l'aspetto era estremamente rock metal. Ecco quelle che poi abbiamo scelto, più delicate, più lineari, per coprire proprio il punto di attacco delle due parti del parquet. Una volta terminato, abbiamo pulito tutto quanto e iniziato a montare all'interno i rack per verificarne la struttura e quindi verificare anche la possibilità che non ci fossero difetti prima di poter montare tutto quanto. Come vediamo, il parquet è stato utilizzato anche per foderare internamente il rack, quindi per dargli un aspetto gradevole anche nella parte interna. È stato iniziato il cablaggio e poi il posizionamento provvisorio per controllare che tutto funzionasse alla perfezione prima del posizionamento nello studio. Un'altra cosa, ho aggiunto degli angolari in plastica molto comodi sotto gli angoli dei rack, che gli permettessero di essere sollevati di qualche millimetro da terra e quindi non avere la struttura esattamente attaccata al pavimento. Sono stati utilissimi anche per il trasporto. Questi li ho presi su eBay. Queste alcune parti del cablaggio nella parte posteriore sinistra, dove troviamo il sommatore, e questa la parte anteriore quando è stato tutto montato, come vediamo, in ordine perfetto e pulito. Per ultimo è stato aggiunto un vetro tagliato e sagomato proprio sulla struttura del tavolo centrale. Come vediamo, ospita i due monitor, il computer portatile al lato, le due casse e i 14 rack per lato di cui parlavo all'inizio.
L'altezza da terra è confortevole sui 70 cm circa. Spero che anche questa lezione vi sia stata di ispirazione nella realizzazione del vostro studio. Per qualunque domanda sono a disposizione. Il progetto, come avete visto, è abbastanza semplice. Ho soltanto esagerato un pochino sulla rifinitura e sulla pulizia della scrivania, ma potete realizzarla anche con strumenti meno costosi e esteticamente meno accattivanti. L'importante è che funzioni. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi un vostro commento sotto. Ho aperto anche un account Patreon dove trovate altre lezioni ed altri tutorial solo ed esclusivi per gli utenti del mio Patreon. Trovate sempre il link in descrizione. Per il momento è tutto, ciao, a presto. We'll be right back.